Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi video TBR. Come ben sapete, se mi conoscete da un po', la mia TBR è letteralmente infinita. Sono molto migliorata nel corso degli anni perché adesso mi attendono in libreria decine di titoli ancora da leggere, ma non centinaia come era una volta. Quindi sto diventando molto brava. Il video di oggi non è tanto un video all'interno del quale vi mostro la mia TBR, ma è un video all'interno del quale faccio scegliere a voi quale sarà la prossima lettura che affronterò fra 5 che ho scelto, che sono le 5 che più mi attirano in questo momento. Sono quindi 5 libri che devo e voglio, soprattutto più che devo, leggere. E essendo super indecisa, farò scegliere a voi. È un tipo di video che ho già girato, vi lascio la prima puntata giù nell'info box e mi avete portato una fortuna strabiliante, perché nel primo video che ho girato mi avete fatto scegliere Il Mal Oscuro di Giuseppe Berto. Mai lettura vi fu migliore, mi avete fatto scoprire uno degli autori che ora è entrato un po' nella mia top 10 degli autori italiani preferiti, quindi mi avete portato bene la prima volta, speriamo sia così anche questa volta. Ho scelto 5 libri fra i quali farvi scegliere e diciamo sono due le tematiche che seguono questi libri. Voi semplicemente dovrete, se vi va, votare qua sotto con un commentino quale sarà il primo libro che devo leggere fra questi, il libro scelto. Ovviamente mi farebbe super piacere poter fare questa lettura anche con voi, quindi qualora voi possediate il libro che verrà scelto potremo leggerlo anche insieme, ma lo scopo è quello principalmente di vedere voi qual è il libro fra questi che vi incuriosisce di più, farmelo leggere, così io vi faccio un po' da cavia, vado per prima, lo leggo e poi ve ne parlerò in una recensione. Bando alle ciance, perché voglio fare tutto velocemente, iniziamo con la presentazione dei libri. I filoni che seguono, diciamo, queste scelte sono principalmente due: letteratura cinese e letteratura italiana con donne scrittrici. Quindi partiamo dal primo, che è un libro che vegeta nella mia libreria dai tempi di Pipino il Breve. Non so perché, forse la mole un po' mi spaventa, ma ogni volta rimando la sua lettura. E sto parlando di La canzone dell'eterno rimpianto di Wang Anyi. Allora, quest'anno, come vi ho già detto, vorrei dedicarlo alla letteratura cinese in modo particolare e soprattutto c'è una challenge che vorrei tantissimo seguire, della quale poi vi parlerò un pochino più avanti, che riguarda proprio la letteratura cinese, una challenge che non ho creato io, ma una challenge creata da altre ragazze. Poi ve ne parlerò un pochino più avanti se riuscirò a parteciparvi. Quindi, letteratura cinese, Wang Anyi, tanto non si dirà mai così, non sono una sinologa, perdonatemi, è una delle scrittrici, quindi donne, della letteratura del panorama, della letteratura cinese contemporanea più celebri, più famose. Questo per ora è il suo titolo più celebre, anche se in Italia ne è stato edito un altro, dal titolo Amore in una valle incantata. Voglio finalmente approfondire l'argomento scrittrici cinesi contemporanee, perché io, che dico tanto di amare la letteratura cinese, non ho mai letto, e mi ci sono dovuta soffermare a pensare, una scrittrice cinese contemporanea. Magari ho letto qualche raccolta di racconti all'interno della quale compariva sicuramente un'autrice cinese, però devo ammettere di non aver mai letto un romanzo. Questo è uno dei romanzi più consigliati per quanto riguarda appunto la letteratura contemporanea. Della storia mi interessa poco e niente, semplicemente è la storia di una giovane ragazza che partecipa a un concorso di bellezza che non vince, però è una ragazza dotata di una particolare bellezza e quindi, come dice qui nel retro, rappresenta un tipo di fascino quotidiano, quello elegante ma non vistoso, che si incontra per strada tutti i giorni e che meglio incarna lo spirito della città. Siamo a Shanghai, quindi seguiamo le vicende di questa donna che diventa l'amante di un potente riccone. Questo potente riccone poi muore in un incidente aereo e lei deve reinventarsi. Mi interessa perché seguiamo le vicende di un destino femminile, siamo poco dopo la rivoluzione culturale, la città di Shanghai fa appunto da
panorama a tutte le vicende, ma gli elementi che più mi incuriosiscono sono proprio appunto la scrittura di una finalmente donna contemporanea cinese e questo destino femminile che noi seguiremo. Mi incuriosisce molto. Per continuare con l'argomento letteratura cinese, di tutt'altro stile è invece questa raccolta di racconti Shanghai Suite, che raccoglie diversi scrittori, come potete vedere, e sono tutti racconti di scrittori che io non conosco e dei quali non ho mai letto niente. Fra l'altro il libro è edito Atmosfere Libri, una casa editrice che vi straconsiglio soprattutto per la sua collana Asia Sphere, ha un sacco di titoli interessantissimi, andate a darci un'occhiata. Perché voglio leggere questo libro? Perché si parla di letteratura cinese, si parla di autori che non ho mai letto, che non conoscevo, e soprattutto perché mi dà l'opportunità di avvicinarmi anche qui alla città di Shanghai. In particolar modo i racconti qui raccolti non soltanto hanno come materia prima, come materia in comune la città di Shanghai, ma sono tutti racconti ambientati nella Shanghai dei primi del Novecento, quindi un clima culturale particolarmente sofisticato, elegante, anche molto vicino all'Occidente, come vi leggevo lì. Shanghai è stata e è tuttora una delle città forse più occidentali, ma sempre con uno sguardo chiaramente orientale. Tant'è vero che la Shanghai dei primi del Novecento veniva un po' chiamata la Parigi cinese, quindi ci muoveremo attorno, vedete anche la copertina è molto bella perché rievoca un po' questa immagine di queste donne così eleganti, della buona società cinese dei primi del Novecento, quindi una serie di argomenti, una serie di tematiche che potrebbero molto rientrare nella mia... Nei miei canoni, nei miei gusti. Infatti qui viene detto: i primi decenni del XX secolo costituiscono un momento straordinariamente felice per la produzione letteraria cinese e per quella di Shanghai in particolare. La Parigi d'Oriente è la grande metropoli delle concezioni straniere, un crocevia vivacissimo di avventurieri, artisti, intellettuali impegnati, belle donne, imprenditori, gigolò. È insomma un luogo alla moda dove la programmazione cinematografica coincide spesso con quella di New York. Stra curiosa. Se i primi due titoli sono di letteratura cinese, gli altri tre sono di letteratura italiana ad opera di grandi scrittrici nostrane. Il primo è Pimpio Zelì di Elena Gianni Belotti. Allora, libro che vi avevo citato fra l'altro nella wishlist di Natale, se non sbaglio, e che è giunto nelle mie manine, quindi non potrei essere più felice. Questa autrice è un'autrice italiana del Novecento, molto celebre, ma ahimè, mi verrebbe da dire un pochino dimenticata, questo è uno dei titoli suoi più famosi, probabilmente l'avete sentita nominare molto spesso per il suo saggio Dalla parte delle bambine. È un saggio che ha conosciuto una grande fama e anche una grande riscoperta nel corso degli ultimi anni, tant'è vero che è stato pubblicato non ad opera della scrittrice ma ad opera di un'altra scrittrice e il suo seguito, di nuovo Dalla parte delle bambine. Mentre lì la Belotti si misurava, diciamo, a livello di saggistica, con un saggio all'interno del quale andava a parlare di quella che è l'educazione di genere, quindi laddove la differenza, i primi accenni di quella che è una differenza di genere fra i bambini e le bambine si misura a livello educativo, quindi come vengono educate le bambine in modo molto diverso rispetto ai maschietti. In questo caso parliamo invece di un romanzo che si avvicina molto all'autobiografia, al memoir. Infatti l'autrice parla di quella che è l'esperienza italiana, è un ritratto dell'Italia dagli anni 30 fino penso agli anni 70. Infatti qui nel retro dice: uno scorcio di storia italiana dagli anni 30 all'inizio della guerra, quindi no, prima, tra il Bergamasco e la periferia di Roma. Il mondo ostile e chiuso delle tradizioni, della religione, della miseria. Un romanzo duro ma anche ironico che ride il mito dell'infanzia e del mondo contadino, nell'epoca della retorica fascista e della devozione bigotta.
Mi convince tantissimo, un libro anche molto breve, sembra essere un libro formineo, parliamo di 180 pagine, è un'autrice che voglio decisamente conoscere a livello narrativo, mi rimanda un po' a Elsa Morante, a queste grandi scrittrici della che hanno raccontato in qualche modo la miseria italiana, vibes anni 30, poi quest'idea della retorica fascista terribile. Non lo so, vi ho già detto che nel 2020 ho scoperto tante autrici italiane come Sibilla Aleramo, come Marisa Madieri, autrici del Novecento, e sarei veramente curiosa di scoprirne altre. Fra l'altro ho recuperato anche tanti romanzi di Fausta Cialente, quindi Belotti mi sembra un'ottima scrittrice che potrebbe veramente piacermi. Perché no, l'ho appena citata e a questo punto è doveroso prima o poi leggere l'ultimo romanzo che possiedo in libreria per ora di Elsa Morante. Sapete, se non siete nuovi del canale, Elsa Morante è forse la mia scrittrice, ma non voglio mettere sul podio solo una persona perché poi mi dà noia, ecco, non riesco. Comunque è una delle scrittrici sicuramente italiane che più amo. Ho letto ben due volte La Storia, che per ora rimane il mio romanzo della scrittrice preferita. Ho amato L'Isola di Arturo, ho letto anche la sua raccolta di racconti Lo Sciallo Andaluso, e a questo punto in libreria mi manca Araceli. Vorrei anche tantissimo leggere Menzogne e Sortilegio, che è l'altro suo romanzo più grande che mi aspetta, ma visto che ho Araceli in libreria, perché non partire da questo? È il percorso a ritroso del personaggio, un giovane borghese quarantenne, omosessuale, represso e infelice, che cerca di rivivere un po' gli attimi, i momenti di gioia, di felicità della sua giovinezza, che sono i ricordi più dolci legati alla figura della madre, Araceli, una donna andalusa particolarmente vivace, solare e soprattutto selvaggia. C'è tutto questo richiamo di memorie infantili del protagonista legate a questa donna ferina, veramente selvaggia, una donna libera, emancipata soprattutto per l'epoca. E il giovane protagonista sceglie di compiere un viaggio, che è un viaggio non soltanto fisico, ma un viaggio nelle sue memorie, alla ricerca di la volontà di ricostruire un po' questa figura materna, così diversa rispetto alle madri, siamo all'inizio del Novecento italiano, rispetto alle madri dell'epoca, quindi una donna veramente emancipata, libera. Ed è un percorso nella memoria, un percorso nella memoria intima, personale, ma anche nella memoria storica fra l'Italia e l'Andalusia. In realtà, come ben vi potete immaginare, la trama sì, sicuramente mi incuriosisce e mi interessa, ma c'entra poco, cioè io di Elsa Morante voglio leggere tutto, anche la lista della spesa, quindi prima o poi Araceli lo vorrei leggere. Non so perché, ma ogni volta finisce nel dimenticatoio, perché io di Elsa Morante non voglio ritrovarmi ad aver letto tutto, quindi ogni volta rimando, così come rimando il video che vi prometto da anni dedicato alla rubrica che tengo di scrittrici italiane. Vi lascio la rubrica giù nell'info box, che ho aperto con Sibilla Aleramo e Marisa Madieri. Ogni volta vi dico, vi farò la puntata dedicata al Samorante, ogni volta rimando, perché non vorrei mai ritrovarmi senza letture di questa scrittrice, cioè ad aver esaurito tutta la sua bibliografia. Però dovete assolutamente spronarmi ad andare avanti a leggere Araceli, perché poi insomma c'è ancora tanto, ci sono altre raccolte di racconti, c'è ancora Menzogne e Sortilegio, ci sono tutte le sue lettere, quindi sicuramente non rimarrò sprovvista di opere di questa autrice. Ultimo libro della cinquina che vi presento, anche qui scrittrice italiana, della quale ho letto, ahimè, nella mia vita una sola opera, che è Caro Michele, che mi ricordo pochissimo e che quindi comunque sicuramente rileggerò, è Natalia Ginzburg, anche qui una delle autrici più famose del panorama novecentesco italiano, che devo assolutamente recuperare, che voglio assolutamente recuperare. Vi presento qui l'unico libro che adesso possiedo suo in libreria, che è La famiglia Manzoni.
È un libro del quale sono molto curiosa, non soltanto perché mi permetterebbe di conoscere finalmente, o meglio, io della Ginsburg, anche semplicemente per l'università, ho letto varie cosine qua e là, stralci, ma sempre un po' spizzichi e bocconi. E questo sembra essere una lettura pienamente nelle mie corde. E di cosa parla? Chiaramente della famiglia Manzoni, la ricostruzione storica accurata di quella che sono state le vicende legate alla famiglia Manzoni. Nel retrocopertina leggiamo infatti le parole della Ginsburg stessa, che dice: ho tentato di rimettere insieme la storia della famiglia Manzoni, volevo ricostruirla, ricomporla, allinearla ordinatamente nel tempo. Avevo delle lettere e dei libri, non volevo esprimere commenti ma limitarmi a una nuda e semplice successione di fatti. Volevo che i fatti parlassero da sé, volevo che le lettere, accurate, fredde, cerimoniose, schiette, palesemente menzogniere e indubitabilmente sincere, parlassero da sé. Il protagonista di questa lunga storia familiare non volevo fosse Alessandro Manzoni. Una storia familiare non ha un protagonista, ognuno dei suoi membri è di volta in volta illuminato e riso spinto nell'ombra. Non volevo che egli avesse più spazio degli altri, volevo che fosse visto di profilo e di scorcio. E tuttavia, egli domina la scena, è il capofamiglia, e gli altri certo non hanno la sua grandezza. E d'altronde gli appare più degli altri strano, tortuoso, complesso. Molto, molto interessante, anche e soprattutto per coloro che come me sono ossessionati dalle saghe familiari. Cosa ci potrebbe essere di meglio se non nel 2020, fra l'altro è stato l'anno all'interno del quale ho letto, ho riascoltato tutti i Promessi Sposi, quindi proprio ora che ho fresco fresco l'opera del Manzoni sarebbe top veramente leggere la saga familiare dedicata alla famiglia Manzoni, ma ovviamente in particolar modo Alessandro Manzoni. Basta! Aspetto qua sotto tramite commento il vostro voto. Il libro più votato sarà il prossimo libro che leggerò. Fatemi sapere fra questi 5 ovviamente qual è il libro che votate per me, ma qual è il libro che conoscete, che avete letto, quello che vi incuriosisce di più. Io vi lascio qui, come sempre vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!